Il 15 settembre del 1993 veniva ucciso padre Pino Puglisi, oggi beato, e noi oggi abbiamo la fortuna di avere qui il suo postulatore, Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro e Squillace. Monsignor Bertolone, grazie per questo viaggio stamattina. Vi racconto, partiamo da un aneddoto, Monsignor Bertolone, lei che lo conosce la sua vita nella sua profondità. 8 giorni prima di morire, un amico di padre Puglisi racconta che lo volle provocare e gli disse: ma chi te lo fa fare? Quale fu la risposta di padre Pino? La risposta di padre Puglisi, serena, pacata, fu quella di dire: come possiamo abbandonare il gregge? Come posso abbandonare il posto di lavoro? Rinnegherei tutto quello che in una vita ho cercato prima di interiorizzare e poi di proporre, di offrire alla gente. Io resto al mio posto fino in fondo. Del resto, anche se mi dovessero togliere la vita, non mi tolgono nulla. Vado con quel Cristo in cui ho creduto. Resto al mio posto. Monsignor Bertolone, noi, forse è colpa anche nostra, noi giornalisti, abbiamo fatto di quest'uomo un paladino dell'antimafia, il prete antimafia. Lei ci tiene tantissimo a dire che lui è stato prete e basta. Perché la disturba così tanto che si racconti di una chiesa antimafia o di un sacerdote o di un religioso antimafia? Puglisi non è un professionista dell'antimafia. Puglisi è un annunciatore del Vangelo, silenzioso, mite, tenero, ma forte nello stesso tempo, dignitoso nello stesso tempo, coraggioso al punto da dire ai mafiosi: ma perché vi lamentate se io cerco di educare i vostri figli alla legalità? Venite, dialoghiamo. È il bene che dobbiamo insegnare ai vostri figli e non il male. Insegni ai vostri figli da che parte intendono stare, se dal bene o dal male. Puglisi, con la sua mitezza, ma con la sua forza interiore, portando sempre con sé la Bibbia, o sotto l'ascella o sul cruscotto della macchina, proprio perché nel Vangelo lui trovava quella luce che illumina la mente, che riscalda il cuore, che ti indica la via, che ti dice di andare anche oltre al ragionamento umano, all'utopia del Vangelo. Questa è la forza di Puglisi. Lui ci ha creduto fino in fondo. Ha creduto in Gesù Cristo fino in fondo e ha cercato di annunciarlo in maniera mite ma coraggioso nello stesso tempo, in un terreno, in un ambito, in una zona ad altissima densità mafiosa. Monsignor Bertolone, quando lei ha iniziato a studiare in quanto postulatore la sua vita, a raccogliere le testimonianze, che cosa l'ha sorpresa maggiormente di quest'uomo? Mi permetta un riferimento a Luis Borges. Dice: quando noi incontriamo una persona, noi da questa persona possiamo prendere poco o molto, ma prendiamo sempre qualcosa. Non andiamo mai via senza portare qualcosa di quella persona con noi. Non sappiamo quanto diamo, ma noi portiamo qualcosa. Ecco, io di Puglisi ho portato tutto. Ho portato tutto. Il mio impatto con Puglisi è stato timoroso, preoccupato. Non sapevo se riuscivo a far qualcosa. Cosa la spaventava di più? Perché era difficile dimostrare che fosse stato ucciso in odio al suo ministero sacerdotale, non al suo essere prete antimafia. Spieghiamolo questo punto, Monsignor Bertolone, sì, perché è molto importante. Lui è diventato beato perché riconosciuto, ucciso in odio alla fede. È un punto molto importante, non perché ha fatto le battaglie antimafia, sì, non perché ha detto che bisogna stare necessariamente dalla parte dei buoni e non dei cattivi. Il ministero di Puglisi, e diventa proprio per questo un esempio, ammirato principalmente ai bambini, ai ragazzi, ai giovani. Intorno a Puglisi abbiamo, innanzitutto aveva più di 40 collaboratori che venivano da fuori parrocchia, un nutrito numero di giovani che tutte le mattine si riunivano con lui, prima di andare a scuola, da diverse parti di Palermo per recitare le lodi.
nell'ambito, fece arrivare alle suore i bambini, i giovani della zona, invece di andare dal padrino, dai Graviano, hanno incominciato a guardare con un occhio diverso il Padre Nostro. Di qui i cenacoli del Vangelo, le missioni popolari, la preparazione ai sacramenti. Ma questo è l'aspetto religioso, oltre che la sua testimonianza, ma anche a livello civile. Certe feste non è necessario farle, non si possono raccogliere 80 milioni di lire, sprecarle, succhiarle alla povera gente per fare delle feste, per mettere in mostra il mafioso di turno, il capobanda, il capobastone della zona. Un popolo che si deve fare voce, non la mia singola voce. Quindi un sentire corresponsabile civile della gente, testimonianza cristiana e promozione umana, la scuola, il campo sportivo, il presidio scolastico. Ecco, questi due elementi. Quest'uomo nella sua mitezza ha portato avanti questo messaggio. E vediamo invece la mafia, cosa e come decide di eliminarlo. Questa è una testimonianza straordinaria. La voce che sentite è quella di Salvatore Gricoli, che è l'uomo che lo ha ucciso. Sentite. È stato detto innanzitutto che l'omicidio doveva sembrare una rapina fatta da un tossicodipendente e che quindi il tipo che il colpo era partito accidentalmente, che il prete era stato ucciso da un drogato. E dopo gli si stava accingendo ad aprire il portone di casa e aveva con sé un borsello. Spatuzza si affiancò a Padre Puglisi e disse: Padre, questa è una rapina. Lui, Padre Puglisi, si girò e con un sorriso gli disse: ma aspettavo. E già aveva capito che stava per morire. Io ci sparai alla nuca, solo con. Non scatti l'applauso, e ringrazio il pubblico che lo ha capito benissimo. Monsignor Bertolone, perché questa morte così raccontata, poi su quel sorriso ci ritorneremo, si ritorce inevitabilmente contro gli stessi mafiosi che avevano ordinato quella fine? Una domanda acuta la sua, molto acuta. Le dico subito perché Bagarella, che era ed è in carcere, rimproverò i Graviano che lo uccisero. Avresti dovuto ucciderlo sin dall'inizio. Adesso questo è un personaggio ed è si ritorce contro di noi. Questa persona che sembrava innocua, mite, aveva operato in profondità, era arrivato ai cuori di tanti giovani e di tante persone. Quel centro Padre Nostro, la parrocchia di San Gaetano, erano diventate una fucina di iniziative intorno a questa parrocchia, a questo centro Padre Nostro, e così pensava in grande, si poteva voltare pagina, era diventato più che un personaggio, un uomo intorno a cui tanta gente che prima andava, come ho detto prima, intorno al padrino e ubbidiva ai comandi del padrino, piccoli e grandi, cominciava ad emanciparsi, a liberarsi da una certa cappa, a cominciare a ragionare con la propria testa, con libertà d'animo e di pensiero. Padre Pino Puglisi era consapevole di quello che, senza mettersi in mostra, stava facendo, Monsignor Bertolone? Una caratteristica che vale per tutti, a cominciare da me che sto parlando, Padre Puglisi non amava la prima pagina, non amava i riflettori televisivi o dei mezzi di comunicazione. Un uomo che ha lavorato sempre a lungo l'arco della sua vita nel silenzio e nella mitezza. Un testimone meraviglioso. Puglisi camminava con le scarpe bucate. Puglisi aveva un paio di pantaloni quando lo hanno ucciso e una cinta unte e bisunte. Lo stesso giorno in cui fu ucciso, di mattina mise l'unico clergyman che aveva, non aveva un guardaroba nutrito, un unico vestito, per andare al comune e per orare la causa della scuola.
È una notizia che ho appreso di recente, raccontata dal responsabile del Centro Padre Nostro Artale. Non la conoscevo prima, ma solo lui la poteva sapere. E il vice sindaco gli disse: noi la scuola la possiamo fare, però ve la dovete costruire voi con i vostri soldi. Padre Puglisi disse: ho capito, buongiorno. Scosse la testa, si girò e andò via. Un uomo semplice, umile, povero, spesso è rimasto in mezzo alla strada con la sua macchina perché non aveva i soldi della benzina, non portava soldi addosso perché non li aveva. Ecco, la testimonianza cristiana da un lato e la promozione umana verso gli altri sono una caratterizzazione di questa nobile, bella figura, a mio avviso, come le dicevo prima, da proporre non solo nella nostra Sicilia, nella mia Calabria dove lavoro, ma a livello mondiale, perché l'andrangheta o la mafia, con tutte le sue sorelle di tutte le nazioni, sono mai delle multinazionali che dominano i mercati, gli appalti e quant'altro. Ecco di qui la corruzione, che è una mala pianta che distrugge ogni sentire morale ed etico. Noi a questa mala pianta, alla zizzania, lei non ha paura di dare una definizione di questa mala pianta, proprio alla zizzania del Vangelo, torneremo tra pochissimo, ma intanto accanto a questa mala pianta c'è tutto un grano che dà frutti, e tra i frutti di Don Puglisi, di Padre Pino Puglisi, ci sono anche le persone che stanno raccogliendo quell'eredità. Noi ci andiamo al Centro Padre Nostro, ci porta direttamente il nostro Giancarlo Mogavero. Il mio impegno a Brancaccio inizia proprio insieme a Puglisi, perché negli anni 90 viene nominato parroco e io conosco Padre Pino Puglisi là a Brancaccio nel mio quartiere. E la cosa che mi ha colpito di più e che mi colpisce sempre di più di Padre Pino Puglisi è il suo sorriso. Ecco, questo sorriso che mi ha accolto all'interno del centro di accoglienza per nostro, della parrocchia, e da lì è iniziata il mio impegno sociale insieme a lui nel portare avanti e nel riscattare il territorio di Brancaccio. Ecco, quello che mi ha colpito di Puglisi è che voleva toglierci da quel pregiudizio come abitanti di Brancaccio. Per il fatto stesso di essere cittadini di Brancaccio eri visto come una persona che valeva poco. Sono stata sua alunna negli anni 80, lui insegnava religione al liceo Vittorio Emanuele II. Io dico sempre che io sono arrivata a Brancaccio perché lo ha voluto lui, cioè io vivevo in un contesto scolastico, perlomeno in una fase della mia vita in cui probabilmente non ero in grado di ascoltarlo, però lui mi ha, dico io, recuperato un bel po' di anni dopo, e di lui io amo proprio ricordare il fatto che lui viveva come vocazione anche l'essere insegnante, e ci spingeva a leggere perché lui diceva sempre: se voi leggete, apprendete qualcosa di nuovo, vi aprite alla realtà, siete in grado di sviluppare pensiero, e questo vi rende tali da non poter essere soggiogati. Brancaccio è cambiato tantissimo, è cambiato sicuramente il senso di percepire la figura di Padre Puglisi, e le opere che sono state realizzate sono tantissime, con tanta difficoltà, grazie a un sentimento che Puglisi ci ha lasciato, che è il sentimento della costanza, della perseveranza e soprattutto della fiducia nella provvidenza. Don Pino è stato uomo, discepolo, educatore. Questo è il ricordo che mi porto per la conoscenza diretta che ne ho avuto. La memoria di Don Pino Puglisi è una memoria che deve di nuovo raggiungere il cuore e far sì che la vita di tanti come la sua sia una vita che si adopera perché altri siano uomini liberi. Nella nostra Palermo, che ha tante potenzialità, nella nostra Palermo che si ha fragilità, ma è una Palermo che può vedere il volto nuovo, un volto nuovo, perché ancora i discepoli di Gesù possono incidere sulle orme di Don Pino Puglisi. Noi su quel sorriso
Torneremo tra pochissimo, passando però per un campo dove c'è la malapianta, la zizzania e c'è il grano. Una delle parabole più scandalose che difficilmente si comprendono del Vangelo è proprio quella della zizzania. Monsignor Bertolone, lei da lì è partito per parlare di un enigma che poi diventa il metodo Puglisi, se esiste davvero un metodo Puglisi per portare il bene laddove nasce soltanto la malapianta. Quando parliamo di grano di zizzania, siamo portati a dire: io sono il grano, gli altri sono la zizzania. Il primo pensiero che dobbiamo avere invece, devo partire da me, perché in ognuno di noi c'è grano e c'è zizzania. Lo aveva espresso in maniera, a mio avviso, eccellente, bellissima, in maniera direi eccellente e molto significativa, già la letteratura latina con Ovidio, quando lui è nato nel 46 avanti Cristo, morto nel 18 dopo Cristo, quindi diciamo un 10 anni prima della venuta di Cristo, aveva scritto: Vidio meliora proboque, deteriora sequor. Vedo le cose belle, le approvo, ma seguo le peggiori. San Paolo riprenderà questo brano e dirà: io sono uno sventurato, non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. È una frase ripresa da tante persone, sia da autori italiani come Foscolo, Petrarca, sia da autori francesi, tanto è significativa, per dire che nel cuore dell'uomo alberga l'uno, il grano e anche la zizzania, quindi dobbiamo partire da noi. Questa parabola, lei ha detto, è una parabola difficile, ma è la parabola su cui dobbiamo riflettere tutti. Ce la riporta solo Matteo, ma anche un Vangelo apocrifo riporta lo stesso brano con lo stesso significato che ne dà Matteo. Combattere la zizzania, tutti quanti quotidianamente, è un compito che ogni credente deve fare, ma anche ogni uomo di buona volontà. Dobbiamo ripartire ad insegnare ciò che è bene da ciò che è male, sin dalle scuole elementari, sin da quando il bambino comincia a crescere e a comprendere ciò che è bene da ciò che è male. Ma se non abbiamo chiarezza su ciò che è bene e ciò che è male, possiamo arrivare a giustificare anche il male, a farlo diventare un titolo di vanto, o addirittura, come fa qualche mafioso, a farsi il segno della croce dopo aver ucciso, una povera creatura innocente solo perché non ha chinato la fronte, non ha pagato il pizzo. Si arriva all'aberrazione della religiosità. Ecco, sapere distinguere il bene dal male e la zizzania, sotto le forme di 'ndrangheta, di mafia, spessissimo si è camuffata, si è nascosta dietro le feste popolari, dietro le confraternite, iscrivendosi come membri dei comitati feste, proprio per attribuire autorevolezza al proprio agire, al mafioso che dietro le quinte organizzava la festa. Di qui gli inchini dinanzi alla casa dove si vive. Grano e zizzania, dobbiamo combatterle, dicevo, partendo da noi, ma dall'altro lato, solo per restare nell'ambito dell'Italia, ma forse si può estendere il concetto a livello mondiale, abbiamo un deficit etico e morale da cui dobbiamo ripartire. E da questo deficit etico e morale abbiamo altri deficit, quello dell'economia, la corruzione imperante, la preoccupazione di non fare la metropolitana a Roma, questa preoccupazione, perché non abbiamo persone normali. La zizzania può diventare grano? La zizzania, era la sua domanda di poc'anzi, lei ci è ritornata, può diventare grano. Questa è la forza del Vangelo in cui credeva Puglisi, invitandoli alla conversione, a cambiare vita, partendo dai loro figli, invitandoli al dialogo. Questa è l'utopia di Cristo che può diventare realtà.
se ci ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno, l'avevano ucciso, se ci ha detto non di non odiare i nemici ma di amarli, questa è l'utopia di Cristo, deve essere anche la nostra utopia. In questa utopia Padre Pino credeva profondamente, per questa utopia che per lui evidentemente non era, sì, utopia, è morto. E noi abbiamo pensato di chiedere a un personaggio del mondo della cultura, del mondo del cinema, che è Piffi, il regista Piffi, che esce appena proprio adesso con un film proprio di amore e di mafia, se vogliamo dire così. Abbiamo chiesto un ritratto di Padre Pino, e sì, perché abbiamo scoperto che Padre Puglisi è una figura molto familiare per quest'uomo. Sentite, rimarrete davvero sorpresi. Elide Maltese l'ha incontrato. Uccidere un prete anche per la mafia selvaggia come quella di Totorina era qualcosa, tant'è che mi ricordo che avevo letto che tentarono di, un po' si pentirono per, vedendo la reazione della popolazione, e simularono, avevano intenzione di prendere un ladro, uccidere, portarlo davanti alla chiesa come se la mafia avesse fatto giustizia. Essendo in cammino, ciascuno si chiede qual è la propria strada. È una Palermo in cui si rende conto che c'è la mafia, che c'è la mafia ed è un problema. E ora parlarne dopo tanti anni sembra incredibile, però è così. Noi ci siamo dovuti svegliare con due cazzotti grossi, però sì. Però, ripeto, in maniera colpevole, perché bisognava svegliarsi prima. E mi ricordo che era professore di religione di mia sorella, e mia sorella racconta sempre la bontà di quest'uomo. Ma infatti la cosa incredibile è, appunto, come dicevamo prima, che non aveva fatto cose plateali. Quindi la mafia così arrogante, così, e si è sentita in pericolo, ha visto in lui un pericolo che faceva soltanto, appunto, in maniera, come dire, candida il suo lavoro di prete. E ora mi commuovo, il fatto che lui sorrida a uno che ti punta la pistola, cioè, che cosa c'è da dire? Cioè, è incredibile. C'è un uomo, uno così, cioè, proprio, io vorrei avere questa fede qua. Io quando penso alla fede vorrei, cioè, uno che, cioè, sa che comunque andrà da un posto migliore. Io sono una persona meravigliosa. Cioè, vorrei morire così, non ce la farò ovviamente. Se io mi permetto di scanzonare, prendere in giro la mafia, e perché prima c'era Peppino Impastato, solo che quando loro lo facevano era veramente pericoloso. Io me ne posso permettere perché ci sono stati loro, noi possiamo permetterci perché ci sono stati loro. Cioè, noi dobbiamo capire che è arrivato il momento di non delegare più a nessuno il nostro essere antimafia. Cioè, non c'è, il simbolo va bene, è uno stimolo, però il leader dell'antimafia dobbiamo essere noi. Fino a quando non facciamo questo passaggio non ce la faremo mai. No, ognuno è leader di se stesso, dell'antimafia. Noi siamo i borsellini della nostra vita, i falconi, i padri Puglisi. Se non mettiamo, lo dico a me per primo, se non ci cambiamo questa posizione non ce la faremo mai. Padre Puglisi è un prete antimafia, allora il ragionamento è che gli altri preti sono per la mafia oppure sono... questa etichetta è tremenda ed è ingiusto anche nei riguardi di Padre Puglisi, perché tutti i preti dovrebbero essere antimafia, tutti i cittadini dovrebbero essere antimafia. Cari amici, è una giornata speciale perché grazie agli amici americani a Crisapullo è arrivata la democrazia. Un discorso finale fatto da Non Calò, che racchiude un po' il mafioso dell'epoca fra Genco Russo e Calogero Vizzini, dove dice una frase
e dice questo discorso, tiene questo discorso e dice: ma voi quando avevate bisogno dove andate, da loro o da noi? Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti. Don Puglisi ha spezzato questo meccanismo, è riuscito a levare questa riconoscenza, cioè la gente non riconosceva più nel mafioso il boss del quartiere, ma in qualche modo anche lui assumeva un ruolo importante a Brancaccio, e questa cosa probabilmente era una cosa, cioè non andavano più da loro a cercare lavoro, ma probabilmente passavano prima dalla chiesa. Ho capito tante cose, Pif, di uomini e di fede, forse più di tanti altri, Monsignor Bertolone, perché la commozione di Pif di fronte a quell'immagine, il sorriso di padre Puglisi al suo assassino, al quale dice: ti aspettavo, credo che sia qualcosa che vada spiegata. Friedrich Nietzsche ha scritto e ci ha lasciato, e sarebbe bene che lo meditassimo un po', che se noi credenti avessimo un volto da risuscitati, quindi gioioso, saremmo un Vangelo vivente, una Bibbia vivente. Non ci sarebbe bisogno neppure di leggerlo, perché lo crediamo e lo annunciamo. Puglisi lo ha dimostrato. E non è stato sorridente solo all'ultimo momento, ma lungo l'arco della sua vita. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, perché io sono stato 28 anni a Palermo. Sono stato per 5 anni cappellano a carcere dei minorenni, che si trovava e si trova tuttora molto vicino dove c'è il centro vocazionale dove lui stava, quindi ho avuto modo di incontrarlo diverse volte. Che cosa si porta di lui? E questo sorriso su cui il regista si è molto commosso, e apprezzo e capisco il perché della commozione, indica quella gioia interiore, quella gioia del Vangelo che hai dentro, Cristo che hai dentro, che non è solo un uomo ma è Dio, il riporre la propria vita nel Signore. E mi piace mettere insieme questo sorriso con la posizione che Puglisi prese quando cadde per terra, ci è raccontata dai due testimoni, due giovani, marito e moglie, che erano andati da lui per portargli una pizza e festeggiare il 56° compleanno, lo trovano per terra con le mani conserte sul petto. L'espressione che ogni sacerdote, ogni buon cristiano, la sera recitando il Compieta dice: nelle tue mani affido il mio spirito. Questa forza interiore di Puglisi lo ha fatto sorridere, perché era nelle mani di Dio. Lei sorride molto, Monsignor Bertolone, lo sa? Glielo dico io. La ringrazio perché il libro che vedete in grafica, L'enigma della zizzania, è un libro che per certi versi può anche inquietare, ma poi ci dà una grande forza. Noi non abbiamo bisogno di eroi. Nel nostro quotidiano, come padre Puglisi, ognuno di noi può metterci del suo. Grazie di cuore. Grazie a Monsignor Bertolone, arcivescovo di Catanzaro Squillace, postulatore di padre Pino Puglisi. Nel nostro lavoro ognuno si può impegnarci, e c'è un amico di Bel Tempo Si Spera, Sebastiano Somma, che nel suo piccolo grande talento riesce a fare bellissime cose. Verrà subito dopo la pubblicità. Grazie. Grazie Monsignor Bertolone. Grazie a lei.